Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII per Crisis, perché ovviamente oggi parliamo del Ranking Dungeon. Nuovo Ranking Dungeon, la prigione di Corel, che abbiamo avuto modo di esplorare in precedenza come Crisis Dungeon, oggi invece riproposto come Ranking Dungeon. Vi porto questo video semplicemente per farvi vedere qual è la mia strategia, qual è il mio percorso e per farvi vedere appunto la differenza di punteggi tra il super boss e il boss normale. Quello che vedete al momento su schermo è il mio attuale high score, che in questo caso è di 3 milioni e mezzo, anche se vi dico già, per prendere tutte le ricompense vi servono circa 2 milioni e mezzo. Quindi sono andato abbondantemente oltre il mio punteggio, non so se posso spingere di più per quanto riguarda i punteggi, forse migliorando poi un pochettino la strat, migliorando un po' la strategia, migliorando un po' in generale tutto quello che è possibile fare all'interno del dungeon, forse si può aumentare qualche cosina. Però per il momento questa è la base. E partiamo ovviamente con il parlare della nuova tipologia del Ranking Dungeon, quindi possibilità di poter ovviamente ottenere le rare chest, che purtroppo non hanno accorpato con delle ricompense uniche per tutte le difficoltà, quindi purtroppo abbiamo perso qualche piccola ricompensa nel completamento degli altri stage. Ovviamente abbiamo la difficoltà normal, che non l'ho neanche toccata, la difficoltà hard, very hard, e la extra, o comunque la difficoltà ex. Nuova modalità di Ranking Dungeon che, come vi ho spiegato già questa mattina, praticamente consente di gareggiare e consente di ottenere il punteggio sotto forma di high score. Quindi non sarà più un'unione dei vari stage che vi consentirà di ottenere il punteggio totale, ma sarà il punteggio più alto che verrà considerato per la classifica. Infatti io in questo momento il mio high score è quello dello stage X e quindi mi viene considerato questo. Fondamentalmente perché? Perché ovviamente non ho bisogno così di fare le altre difficoltà, quindi hanno reso, diciamo, il tutto un po' più veloce, hanno snellito la procedura soprattutto per giocatori veterani che comunque possono fare direttamente la difficoltà più difficile e siamo a posto. Per quanto riguarda invece i nemici, ho messo la mappa completa su Discord, quindi se volete potete joinare su Discord, già c'è la mappa completa con tutte le ricompense, con tutto quello che c'è da sapere sulla mappa, quindi non mi dilungherò più di tanto. Mentre invece questi sono i nostri avversari. I nostri avversari, che sono comunque caratterizzati dal super boss Masamune e dal boss comune invece Armored Scorpion, che già conosciamo abbastanza bene. Nemici per lo più singoli, come potete notare, tranne il trio Medusa, che è veramente fastidioso in realtà, quindi io vi consiglio comunque di affrontarli subito proprio per una questione di forza proprio del party, e poi vabbè, ovviamente il boss normale, che comunque è fastidioso, però secondo me è più difficile come meccaniche rispetto al super boss Masamune. Masamune, essendo singolo ed essendo anche capace di poter essere attaccato, o comunque in generale di poter essere quasi sciolto addirittura, mi verrebbe quasi da dire essere più abbordabile rispetto all'Armored Scorpion. Però questo ovviamente è una mia impressione in base anche al team con cui sono andato, che adesso vi farò vedere, però è una cosa mia. Iniziamo a parlare ovviamente del team, che in questo caso il mio è un team prevalentemente fisico, anche se in realtà in questo Ranking Dungeon non è non è scritto esplicitamente, ma il team magico, o comunque i personaggi magici, sono più forti, hanno la possibilità di essere comunque potenziati forse un po' di più. Ovviamente questa cosa va a favore di Sephiroth, che giustamente ha ricevuto l'arma magica acqua con questo banner, e ovviamente la combo e soprattutto la build che Sephiroth può sfruttare in questo dungeon, ma in generale come build acqua magica, è fenomenale, perché parliamo della nuova arma in combo con la Protector's Blade, per chi ce l'ha messa bene, e quindi di conseguenza capite che sia come danni AOE, che sia come danni singoli, abbiamo praticamente
un Sephiroth che può coprirvi su qualsiasi punto, soprattutto in questa fase magica water. Anche il costume ovviamente fa la sua parte, perché vi dà quella difesa fisica e magica che sinceramente schifo non fa, però come me, come vi ho detto appunto stamattina, chi ha investito già sulla Tempest e comunque sia ha una build fisica di Sephiroth potrebbe tranquillamente evitare questo banner. Purtroppo a malincuore potrebbe tranquillamente evitare questo banner. Per quanto riguarda ovviamente il mio team, non c'è tanto da dire. Ovviamente team fisico con Sephiroth e Cloud DPS acqua, Matt invece che mi fa da supporto a tutto tondo con difese, cure e buff. Anche se c'è chi appunto potrebbe utilizzare Zac, io in questo caso Zac non me ne faccio niente, perché comunque con Cloud abbasso la difesa tramite la Glavenus e Sephiroth abbasso l'acqua tramite la Tempest, e sono molto più veloci che utilizzare Zac, che va bene i debuff però poi rimane una palla al piede, fondamentalmente rimane una palla al piede, mentre invece così Cloud comunque riesce a dare delle belle sberle con la sua Maritim, che purtroppo è OB7, però diciamo ci accontentiamo e riusciamo a fare quello che si può. Vi faccio vedere le statistiche al volo di Sephiroth: 12.000 punti HP, quasi 7.000 di attacco fisico, difesa fisica, cioè di attacco fisico, poi difesa fisica e magica, comunque viaggiamo su numeri abbastanza bassi, anche perché, se devo essere onesto, se siete abbastanza offensivi non dovete difendervi più di tanto, quindi questa cosa effettivamente potrebbe giocare a vostro vantaggio. Tutte materie che aumentano le stats, ovviamente Summon Leviathan per Sephiroth, dato che ho il costume Arcanum Water, e poi le sub-weapon, tutte quante che mi aumentano attacco fisico, acqua, eccetera, eccetera, in modo tale da avere una build comunque abbastanza equilibrata con l'attacco fisico maxato, Boost Water 5, Boost Ability Fisica al 5, Boost Ability al 5, tutto al 5, per avere, diciamo, le tier intermedie di potenziamento migliore. Per quanto riguarda Matt, invece, anche lui 12.000 HP, però ho spinto molto di più sull'healing, dato che uno dei bonus, in questo caso, presente all'interno del Ranking Dungeon, abbassa drasticamente il potere di healing, quindi ho cercato comunque di pompare un po' healing per mantenermi, diciamo, a livelli standard. Difesa fisica e magica, comunque, numeri abbastanza decenti, 150, però... difesa magica che mi serve praticamente a 0, 196 che va bene, però diciamo che non è esattamente quello che mi interessa. E poi 12.000 HP che sono comunque la zona safe dove cerco di aggirarmi sempre, tra i 12 e i 13.000 HP. Sub-weapon, ovviamente healing, buff, debuff, extension, HP, buff, debuff, extension e attacco all per migliorare un po' i miei personaggi. Infatti boost healing super mega overcappato a livello 10 e buff, debuff, extension livello 6, che comunque sia non è affatto male. Mentre invece per quanto riguarda Cloud mi è uscito fuori con un bel po' di HP, bello chonky, bello potente, anche come difesa fisica non è messo male. Attacco fisico letteralmente di 7.000, anche grazie al vestito di Bahamut, che per me rimane uno dei vestiti migliori ormai da utilizzare praticamente per Cloud al 100%. Combo con Maritim e Glavenus per abbassare la difesa fisica, e questa sarà molto importante, dopo vedrete il perché. E poi come sub-weapon, anche in questo caso, ho messo tutte armi che mi aumentano attacco fisico, boost water, boost ability fisica, per cercare di avere anche con lui una build abbastanza equilibrata. Detto ciò, adesso vi farò vedere il percorso in generale e poi vi farò vedere anche i combattimenti in modo separato con il boss, con il super boss e con il boss normale, proprio per farvi vedere anche il confronto di punteggio e farvi vedere in generale anche cosa utilizzo come oggetti e tutto quello che c'è da fare. Quindi cominciamo. Allora, eccoci qua all'inizio del dungeon, vi farò vedere anche dove prendere tutti i vari forzieri e tutto quello che vi serve, non vi preoccupate. Allora, la prima rare chest si trova esattamente qui, quindi la prendete e siete a posto. Dopodiché abbiamo la prima chest comune, che vi dà appunto già degli oggetti per potervi potenziare all'interno del gioco, tra cui un nuovo oggetto che è il Provoking Shant,
ottimo questo oggetto perché vi consente appunto di mettere provoke su un vostro personaggio all'inizio della battaglia, quindi vi consentirà comunque di tankare il primo attacco che il vostro avversario vi farà. E poi il water a cocktail, che comunque darà la possibilità di ottenere bonus danni acqua del 50% ai vostri alleati, molto molto buono anche questo. Allora, cominciamo subito andando a sinistra, affrontando il nostro carissimo Iron Giant. Iron Giant, che essendo singolo ed essendo molto debole, essendo appunto il primo boss, è facilissimo da buttare giù. Quindi non ci sto neanche tanto a spiegarvi qual è la strategia. Ovviamente andate subito su Cloud e con Cloud iniziate ad abbassare la difesa fisica. Con Matt invece pompate l'attacco fisico dei vostri alleati. Ovviamente abbassare la difesa fisica perché? Perché ovviamente abbassando la difesa fisica il boss si stunna. Potreste utilizzare anche l'arma di Matt della Gilda, che leva tutti i bonus in un colpo solo, ma l'attacco è talmente lento che non ne avete bisogno. Potete tranquillamente gestire, come potete vedere, questa fase senza grossi problemi. Quindi boss stunnato, voi attaccate tranquillamente come se non ci fosse un domani e praticamente il primo boss è bello che sciolto. Ed ecco spiegato il motivo del perché Zack all'interno di questo dungeon potrebbe rivelarsi una palla al piede. Proprio per questo motivo, perché comunque l'unico boss che riuscireste in un certo senso a sfruttare con la Black Whisker è proprio l'Iron Giant. La maggior parte dei boss che poi incontrerete all'interno della battaglia sono immuni all'abbassamento di difesa fisica. Quindi diciamo che qui Zack, poverino, viene un attimo castrato e sinceramente la cosa non mi dispiace più di tanto. Successivamente abbiamo la possibilità di poterci potenziare, abbiamo la possibilità di poterci buffare e qui sinceramente le scelte sono molteplici. Per facilitare tantissimo il prossimo incontro vi consiglierei di prendere il potenziamento a sinistra, mentre invece se volete essere un po' più offensivi, è anche il motivo per il quale ho pompato tantissimo healing per quanto riguarda Matt, è questo, ovvero avere l'attacco fisico incrementato del 60%, aumentare il buff di attacco fisico della tier di attacco fisico di 2 punti, quindi portarci a più 5 anziché più 3, e poi healing potencies ovviamente abbassata del 40%. Quindi io prendo questo, dato che il mio team è prettamente fisico, e andiamo verso il Trio Medusa. Il Trio Medusa è praticamente la fight più fastidiosa di tutto il dungeon. Quindi bisogna cercare un attimo di gestire la situazione e il consiglio che vi do è quello di andare praticamente verso destra e iniziare ad eliminare il nemico verso destra. Perché vi dico questo? Vi dico questo perché questo è un avversario che mette comunque la fase a sigilli e potrebbe darvi fastidio. Fate attenzione ovviamente al primo attacco, il triple kick, dove vi viene targettato in teoria quello che ha più HP, quindi appunto cercate di risolvere questa cosa. Ecco, double blizzaga che invece viene castato perché Sephiroth decide di debuffare ovviamente il suo amichetto a sinistra, che poteva tranquillamente evitare. Ok, una volta eliminato, se me lo selezioni magari, grazie. Una volta eliminato ovviamente il nemico a destra, andate su quella a sinistra. Purtroppo fatigue è una bella rottura di scatole, però cercate di resistere, anche perché come potete notare il boss fortunatamente non è così tosto, soprattutto grazie al potenziamento che avete preso con l'attacco e tutto. Qui purtroppo altro blind, quindi subito curiamo. Qui purtroppo rallentiamo molto a causa di questa fatigue. Potrei mettere effettivamente una cura fatigue. Qui Eris con la Bahamut Rod forse potrebbe essere più interessante, perché potrei mettere cura blind, all, anzi fatica all e cura in generale, però vabbè. Diciamo che non è un grosso problema. E poi
Una volta gestiti, diciamo, i vostri avversari, la situazione è abbastanza tranquilla. Questo è proprio il combattimento più fastidioso, secondo me. Proprio letteralmente il combattimento più fastidioso. Però con qualche modifica si può gestire. Con qualche modifica potrei migliorare effettivamente, perché la fatigue la posso combattere, ora che ci penso con voi. Seconda tranche di potenziamenti, in questo caso ci sarebbe il single target ability addirittura del 60% in più, però con la summon diminuita e non ve la consiglierei. Attacco fisico e attacco magico e limit con potenza aumentata, oppure max HP, healing potencies e water resist tier down di più 1, quindi potremmo andare a meno 4. Qui ovviamente vado con l'attacco fisico e tutto quello che c'è da potenziare. Una volta che avete carica la summon di Sephiroth, in realtà potreste andare da questo lato, perché c'è un nemico casuale, o comunque in realtà un nemico scriptato in questo caso, e praticamente potreste fare semplicemente così e buttarli giù. Almeno in teoria dovrei buttarli giù così, anche se qua io ci sono andato alla fine. Esatto, sono praticamente nemici completamente scarsi, quindi potete tranquillamente eliminarli senza problemi, anche perché questi nemici sono molto fastidiosi in realtà, quindi fate attenzione, non li sottovalutate, questi incontri qui, perché sono molto fastidiosi. Successivamente prendetevi ovviamente altri oggetti, prendete la cassa con gli altri oggetti. Vi ricordo che prendere gli oggetti è importante per incrementare lo score, quindi non dimenticatevi oggetti, perché non utilizzare oggetti vi dà punteggio, e quindi più oggetti avete, più punti riuscite a guadagnare. Lost Number, altro amichetto molto, molto easy, molto sexy, che possiamo affrontare, che appunto mette anche lui status comunque abbastanza fastidiosi. Ora in questo caso andiamo insieme, perché anche lui dovrebbe mettere, esatto, ha messo il blind, quindi cerchiamo di curare subito il blind. Qui ovviamente andiamo a pompare i nostri amichetti. Vedete, già i danni fisici che comunque riusciamo a fare sono anche abbastanza interessanti. Ok, perdonate, ma ho avuto un attimo di caos in casa, quindi adesso possiamo riprendere. Sconfitto il boss del Lost Number, ci sono altri bonus che ovviamente si possono prendere. Bonus che in realtà sono molto interessanti tutti a questo giro, perché abbiamo la possibilità di ridurre la TB, fare i nostri attacchi e avere anche una potenza del 20% in più. Qui invece abbiamo un'altra tier di Water Resist Down, che in combo con quella di prima erano praticamente un più 2, quindi un meno 5 totale, però con multi-target ability potencies al 100%, che giustamente ci avrebbe aiutato con sia ovviamente il boss finale, che giustamente praticamente ha il Guard Scorpion più i due soldati, oppure il Trio Medusa che abbiamo affrontato poco fa. E poi invece quello che a mio avviso rimane essere il bonus migliore è quello dove abbiamo comunque il Water Potencies. Quindi altro Water Potencies aumentato di un ulteriore 50% con le difese che sinceramente schifo non ci fanno. Ora qui la situazione potrebbe effettivamente essere un po' più pericolosa tra virgolette, perché abbiamo un boss particolare, abbiamo un boss molto tankoso che però in un modo o nell'altro si può affrontare. Però prima andiamo a toglierci dalle scatole
i nemici questi qua, che comunque sia non rappresentano comunque un grosso problema, perché comunque sia sono soltanto due e tra l'altro sono anche molto lenti ad attaccare, quindi questi li potete gestire in modo molto 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 tranquillo. E ci andiamo a prendere anche gli oggetti da questo lato. Qui invece dovete fare attenzione, perché dentro il pozzo sono presenti è presente l'altra rare chest, e in più sono presenti anche i Cactuar, che dovrete affrontare per poi ottenere un Mega Elisir, che specialmente nelle fasi più avanzate è decisamente interessante. Ora andiamo ad affrontare invece il nostro amichetto. Nostro amichetto che già conosciamo da diverso tempo. Allora, diamo i potenziamenti e dopodiché scarichiamo tutto. Ovviamente qua se avete le summon, se avete le limit, utilizzatele. Scaricate tutto. Scaricate tutto, perché tanto anche se andate al boss finale e vi curate con un bel Mega Elisir, secondo me non è una scelta sbagliata. Quindi per sì e no potenziatevi come giusto che sia. Qui un ultimate possiamo anche utilizzarla con Sephiroth, tanto ne abbiamo un'altra da utilizzare dopo. E inoltre abbiamo la possibilità di fare dei bei dannucci. Ok, targettato Matt, va benissimo. Tecnicamente qui l'attacco dovrebbe targettare chi ha più HP, quindi dovremmo essere abbastanza tranquilli in generale del non utilizzare troppi oggetti curativi. Ok, subiamo l'attacco. Tra l'altro avete visto, già abbiamo fatto comunque, cioè siamo stati abbastanza veloci. Certo, l'ideale sarebbe shottarlo prima che possa fare l'attacco, giusto? Perché l'ideale sarebbe quello, però. Diciamo che qui adesso la situazione, dovremmo riuscire a buttarlo giù prima del secondo attacco. Esatto, quindi poteva essere meglio? Sì. Poteva essere peggio? Sì. Però ci accontentiamo e ce lo prendiamo così. Ok, a questo punto la situazione si divide, perché ora qui abbiamo ovviamente altri potenziamenti, qui dal punto di vista magico, che a noi sinceramente non ci interessa. Qui abbiamo un altro potenziamento del Water Potencies, qui abbiamo tutti i debuff, healing ability, summon potencies, roba che è tutto quello che volete. Io invece vado direttamente qui per avere ancora più Water Potencies. E da qui adesso la situazione è, diciamo, abbastanza normale, no? Perché adesso qui abbiamo la possibilità di decidere ovviamente se affrontare il boss o il super boss, quindi qua poi sta a voi decidere ovviamente che cosa volete fare. Per quanto riguarda le rare chest, le chest in generale le abbiamo prese tutte, anzi abbiamo preso le rare chest, una qui e l'altra adesso vi faccio vedere appunto dove si trova, ovvero da questo lato. Quindi dovete scendere praticamente il pozzo e qui avrete l'incontro contro i Cactuar. Quindi affrontiamo i Cactuar. Perfetto, una volta eliminati anche i Cactuar otteniamo ovviamente il Mega Elisir, che secondo me è l'unico oggetto veramente valido da prendere all'interno di questa run, proprio per permettervi di essere al top fin da subito. Ora qui ovviamente un consiglio che comunque posso darvi io per cercare di velocizzare la roba è di utilizzare il Mega Elisir per ripristinare praticamente tutto e poi utilizzare praticamente i Watera Cocktail per avere praticamente i vostri personaggi praticamente al massimo della vostra, della vostra possibilità. Quindi andiamo a fare il boss normale. In questo caso poi vi attaccherò il combattimento invece con il super boss. Ovviamente qui
concentriamoci, esatto, concentriamoci ovviamente nel buffare i nostri alleati. Qui facciamo anche questo. Esatto, abbassiamo il più possibile la resistenza water. Quindi diciamo l'unica cosa a svantaggio è il fatto che lui, il boss in questo caso, si potenzi anche la difesa magica. E questo è un po' un problema. Qui ovviamente cerchiamo, vedete, di eliminare anche subito i minion, proprio, esatto, vedete, rushiamo proprio senza pudore, letteralmente. Qui potete fare tutto quello che volete, lui sì, tutto, fai, potenziati tutto, eccetera, eccetera, ma come potete notare, praticamente il boss si scioglie, si taglia con un grissino, mi verrebbe da citare, no? E qui abbiamo praticamente finito il nostro ranking dungeon, però con la sconfitta del boss normale. Quindi diciamo una run classica per chi magari non ha la possibilità di potersi impegnare di più con il super boss e allora decide praticamente di fare questa variazione. E poi, come potete notare, 3 milioni e 100 mila punti, anche perché appunto utilizzando comunque il Mega Elisir e utilizzando i cocktail, giustamente abbiamo i boss, cioè abbiamo praticamente utilizzato oggetti che mi hanno praticamente tolto punteggio, ovviamente. Però diciamo che come punteggio è comunque validissimo, perché comunque vi consente di prendere tutte quante le ricompense, dato che appunto 2 milioni e mezzo dovrebbe essere il range per prendere tutte quante le ricompense del dungeon. Quindi se fate una run così siete sicuri almeno di prendere tutte le ricompense, mentre invece adesso andiamo a battere il super boss e andiamo a vedere appunto la differenza di quello che è possibile fare. Ok, qui invece la provo con voi, ragazzi, questa cosa la provo con voi perché ho cambiato praticamente un bonus. Ho preso praticamente la barra TB ridotta di 1 al posto del Water Potencies e ho messo soltanto i Water a Cocktail, perché comunque sono arrivato con dei buoni HP, quindi potrei effettivamente cercare di affrontare il nostro amichetto senza avere troppe complicazioni. Quindi vediamo un po' effettivamente che cosa succede. Nell'eventualità poi vi faccio vedere la run più sicura, anche se ovviamente per essere qua come run sicura vi consiglio di utilizzare al solito Mega Elisir. Fate quello che dovete fare, arrivederci e grazie. Io qua voglio vedere se riesco comunque a migliorare un po' il mio punteggio. Allora, sì, ovviamente boss Masamune, sappiamo ovviamente già come funziona, quindi diciamo poche sorprese da questo punto di vista. Ovviamente iniziamo a potenziare tutto. Lui ora qua si mette tutti i vari power up, noi invece cerchiamo di attaccare il più possibile. Facciamo subito una limit giusto per fargli capire da dove arriviamo. Poi se avessi avuto la summon probabilmente l'avrei shortato, quindi forse almeno la summon mi conviene che la prendo, cioè nel senso che la ricarichi, ecco, mettiamola così. Ok, e qui il nostro amichetto Masamune si fa un giro all'ospizio. Vediamo se ho migliorato il punteggio, perché effettivamente non usare il Mega Elisir qua dovrebbe aiutarmi non poco con lo score. Dovrebbe aiutarmi non poco, anche perché come notate i danni sono estremamente alti. Lui non riesce praticamente a fare niente, quindi... infatti sì, sono riuscito a migliorare decisamente il mio punteggio. Ho fatto 500.000 punti in più. Sì, decisamente migliorato il punteggio, quindi ovviamente se arrivate con un buon score non avete bisogno di utilizzare altri oggetti e quindi
potete tranquillamente farcela. Detto ciò, io vi ringrazio per essere stati con me, spero che questa guida possa esservi utile. Fatemi sapere ovviamente come state andando voi, con quale setup e niente, per il resto ci becchiamo alla prossima. Bye bye!